e che conduce come consuetudine questa seconda parte del pomeriggio. E oggi abbiamo un ospite, precisamente il primo cittadino di Recanati. Abbiamo il sindaco Antonio Bravi, che intanto io saluto. Buonasera, Bravi. Sì, buonasera, buon Eccoci. pomeriggio a tutti. Allora, intanto ricordiamo anche che è sempre libera la linea dello 071-757-4429, perché ormai abbiamo collaudato questo sistema. Per chi volesse magari porre una domanda al sindaco, ecco, lo faccia nei tempi proprio di una domanda, cioè qualche secondo, che non si prolunghi a fare delle considerazioni. E, oddio, già arrivano a telefonata. Dopodiché, vabbè, intanto la prendiamo, dopo ci tuffiamo anche su argomenti che avevo in scaletta e poi vediamo. Pronto? Niente, allora è caduta la linea. Allora noi approfittiamo sindaco, con intanto dire che finalmente avremo dei tempi. Niente, prima era caduta la linea. Pronto? Sì, pronto. Sì. Pronto? Sì, ci siamo, Perfetto, benissimo. Allora, innanzitutto, buon pomeriggio a Serio, sono Maurizio Casarola. Ah, sì, Maurizio, dimmi. Sì, io so che oggi avete ospite il sindaco di Recanati e quindi vorrei Ti sta porre una ascoltando, eh? domanda. Sì, bene. Allora, io ormai sono 8 anni che abito, sono originario di Castelfidardo, sono un collega di Asterio perché abbiamo fatto nel 70 la radio pionieristica, la mia era Radio Castelfidardo 1 e Radio Serena, poi io ho preso altre strade, Asterio è rimasto invece a fare radio sempre con un gran merito. Fatta questa dovuta precisazione, dico Grazie. semplicemente questo: è 8 anni che abito a Recanati, in contrada Castelnuovo, e quindi sono recanatese di adozione. Allora, è successo questo, signor sindaco: noi abitiamo in una contrada Castelnuovo, sotto Castelnuovo, e praticamente abbiamo avuto nella nostra strada, che è una strada privata, e in fondo c'è anche un agriturismo con 24 posti letto, abbiamo avuto un piccolo incidente che si sta trasformando in una grande, come posso dire, in un grande incidente, perché lì c'è un attraversamento del fosso che raccoglie tutte le acque chiare di Castelnuovo e attraversa la nostra strada, l'unica strada che conduce nella mia casa e nell'agriturismo. E questo ponte che attraversa questa strada purtroppo sta franando e quindi fra un po' noi non riusciremo ad uscire da casa. Ora, io sono con mia moglie e alla fine in qualche maniera possiamo anche rimediare, ma sotto c'è un agriturismo che ha 24 posti letto. Abbiamo fatto una lettera al comune il 23 o il 24 di gennaio, quando le piogge erano intense e si stava portando via tutta la strada a questo ponte, e a tutt'oggi sappiamo che ci devono venire a fare un sopralluogo il comune con la Stea, però sono passati quasi 2 mesi, ma nessuno, ecco, ci ha dato più notizie concrete e vorremmo sapere semplicemente cosa dobbiamo fare, perché? Perché è un attraversamento che riguarda il comune di Recanati, che convoglia tutte le acque della Vabbè. contrada Castelnuovo, e queste acque quando piove sono tantissime. Infatti Benissimo. il torrente che c'è era alto 2 metri, adesso è diventato 5 metri. Lì poi c'è un consorzio di bonifica che dovrebbe pulire questi fossi e non lo fa. Cosa dobbiamo fare? Benissimo, grazie Casarola, oh, grazie. Intanto il sindaco adesso risponde, io devo chiudere il telefono, grazie a te, ci vediamo. Ci vediamo e complimenti per il tuo passato e presente. Allora, sindaco, che succede? Sì, no, conosciamo molto bene questa problematica e come diceva l'ascoltatore, si tratta di una questione su una strada completamente privata, come al solito, quindi per il comune non è mai facile intervenire.
Non è un problema che riguardi le fognature, perché parliamo di acqua, non di acque scure, insomma. Quindi il soggetto principalmente interessato è il consorzio di bonifica, che sicuramente il nostro ufficio ha provveduto a contattare e a sollecitare perché si faccia l'intervento di sistemazione. Questo è il concetto. Poi chiaramente assomiglia molto questa storia a quella di Fosso Regale, quello del consorzio di bonifica, pure anche lì è stato tirato in causa. Poi lì c'era una strada che era una strada quantomeno consorziale, quindi il comune alla fine si è accollato l'intervento. Qui è un po' più difficile perché la strada è proprio interpoderale, quindi non ha nulla di pubblico. Però sappiamo bene che ci sono degli abitanti, c'è un agriturismo, quindi cercheremo di sollecitare l'intervento del consorzio di bonifica e non so se saremo anche in questo caso costretti a fare un intervento come comune. Però ecco, sicuramente la problematica è ben presente all'ufficio tecnico e quindi sotto monitoraggio costante. Pronto? Sì, sono sempre Maurizio Casarola. Mi dispiace contraddire il sindaco, perché non lo faccio di volontà, ma la competenza dell'attraversamento del fosso è del comune di Recanati e semmai della Stea, perché è un fosso che è interrato, poi riemerge al di là della strada. Quindi questo della competenza ne siamo sicuri perché ci siamo rivolti sia al comune attraverso i suoi tecnici, sia al consorzio di bonifica che ci ha detto che loro possono fare le pulizie dei fossi, ma non quando ci sono dei centri di raccolta come quello di Castelnuovo, compete al comune di Recanati. Questo ce l'hanno messo per iscritto. Quindi a questo punto mi dispiace contraddirla, signor sindaco, però questa è la situazione. Benissimo, grazie di nuovo, grazie di nuovo. Non è una questione di contraddire, è che il consorzio di bonifica certamente cerca sempre di evitare il più possibile di intervenire, il comune così si trova sempre sulle spalle tutto, di tutto e di più. Comunque, ripeto, la questione è ben presente e cercheremo di dare una risposta anche in questo caso. Benissimo, quindi c'è l'assicurazione quindi da parte del sindaco che comunque questo caso sarà preso in esame soprattutto di petto, perché lì magari la situazione può precipitare da come ci ha raccontato Casarola. Poi la conosco la storia perché sempre su invito di Casarola ero andato giù un giorno appunto a filmare quanto mi aveva denunciato a voce. E allora parliamo, dicevo, di questo bando che è stato emesso, che avrà una scadenza d'aprile, se non ricordo la data, non so se i primi di aprile, per quanto riguarda le offerte da presentare per partecipare alla realizzazione della scuola Beniamino Gigli. Diciamo, siamo quindi in una fase di un iter ormai che dovrebbe portare alla realizzazione di questa scuola dopo tante di quelle difficoltà che numerarle tutte veramente sarebbe quasi impossibile. Si parte da una cifra comunque considerevole come base d'asta, penso sui 7 milioni e mezzo come era quella calcolata inizialmente come costo di realizzazione della scuola. Poi ci saranno naturalmente gli inevitabili ribassi d'asta da parte delle ditte concorrenti. Che cosa ci può dire, sindaco? I tempi quindi entro? Sì, diciamo che la sintesi che hai fatto è molto corrispondente alla realtà, nel senso che facendo gli scongiuri, perché appunto dobbiamo fare gli scongiuri, il 7 aprile scadrà questo bando, sì. E è un bando integrato, nel senso che l'offerta che si aggiudicherà l'opera dovrà fare anche la progettazione esecutiva, e questo sta all'interno del bando di gara. Siamo attorno ai 7 milioni, appunto, come dicevi tu, tenendo conto di tutto, cioè oneri, accessori, IVA, eccetera, e somme a disposizione. Quindi
dovremmo aver superato il problema che aveva impedito il buon esito dei due bandi che abbiamo fatto alla fine del 2021, e cioè quello del fatto che l'aumento dei prezzi rendesse non più economicamente sostenibile l'esecuzione dell'opera da parte delle ditte. Eravamo all'epoca a 4.170.000, quindi su questo penso che siamo abbastanza tranquilli. Facciamo gli scongiuri perché comunque sappiamo qual è la realtà del momento, con imprese che sono sovraccariche di lavori, e la situazione andrà anche peggiorando nei prossimi mesi, perché stanno arrivando al pettine tutti i nodi legati al PNRR, quindi ci sarà una valanga di bandi a livello nazionale proprio, e il dubbio è che speriamo di avere sufficienti aziende del settore in grado di fare tutto quello che prevede il PNRR. Poi per ora non ci sono proroghe, ma speriamo che nel caso di difficoltà appunto conclamate ci possano essere dei tempi leggermente allungati. Ad oggi allora, questa qui la dobbiamo affidare per la metà di giugno, poi tutti i 7 progetti della rigenerazione urbana devono essere affidati entro il 31 luglio, e addirittura quello per la nuova scuola dell'infanzia, che abbiamo già il cui progetto di massimo abbiamo già approvato in giunta, addirittura entro il mese di maggio. Quindi è chiaro che sono tempi molto stretti e bisogna che tutto vada per il verso giusto, ecco, che le procedure di gara filino lisce, che non ci siano ricorsi, che ci siano offerte che non vadano deserte. Quindi è un percorso a ostacoli. È chiaro che siamo arrivati a buon punto, no? Perché poi qui tutto inizia con la partecipazione ai bandi, quindi prima difficoltà fare in fretta un progetto di massima per partecipare al bando. Quasi tutti sono andati a buon fine, quindi abbiamo ottenuto molti finanziamenti, molti contributi da utilizzare. Poi tempi stretti anche per fare i progetti, per arrivare ad avere il bando, e poi questi tempi finali sono ormai vicini. È una situazione che non è solo nostra, tutti gli enti si trovano con queste stesse scadenze, perché i bandi sono nazionali, quindi... Quindi le date sono sempre quelle per tutti uguali, le scadenze. Tutti, e quindi siamo sempre ottimisti e positivi, chiaramente è meglio avere queste opportunità che non avere le risorse, perché poi certo, in qualche modo confidiamo che i progetti vadano a buon fine e si realizzino le tante opere che abbiamo in cantiere. Sì, poi, per quanto riguarda la Beniamino Cigli, è chiaro che il percorso è partito prima, perché lì parliamo dei fondi del sisma, sappiamo anche che è una situazione comune un po' a tutto il cratere, perché abbiamo visto che l'altro giorno il commissario straordinario Castelli ha sbloccato 280 scuole, se non ricordo male, quindi significa che ce n'erano 280 bloccate. Parliamo di queste realtà, e in questo la nostra sta già molto più avanti, perché appunto siamo arrivati a un bando che potrebbe e dovrebbe essere quello definitivo. Ecco, parlavi di questa questione di ben 7 progetti, parte di tutti i progetti vengono realizzati dall'ufficio tecnico, non ci sono... No, sono stati affidati... Ah, sono stati affidati. Sarebbe impossibile. No, questa è un'altra questione che vorrei appunto, mi fa piacere poter esporre, cioè tutto quello che si sta facendo, ma non solo nel nostro comune, in generale, con il personale che è lo stesso delle situazioni ordinarie. Cioè se oggi il comune ha più o meno 50 milioni di opere da progettare e mettere a bando,
è normale che in tempi ordinari magari in un anno ne aveva 4, 5 a dittanto, quindi significa che sta facendo 10 volte quello che è nell'ordinario, ma lo sta facendo con la stessa struttura, le stesse persone, il personale è sempre quello, non è che ci sono state agevolazioni oppure che magari all'interno dei bandi ci fossero le opportunità per acquisire anche personale. Questo è un po' un limite, secondo me. Il mese scorso c'è stata anche una riunione organizzata molto proficuamente dal prefetto di Macerata, al quale ho partecipato, c'erano un po' tutti i comuni della provincia, e questo è un problema per tutti, cioè dover fare tanto di più con le stesse forze e con tempi molto stretti. Questo è un po' quello che è vincolato proprio ai fondi europei. Sappiamo che forse è un problema nostro italiano, abbiamo dei tempi che sono sempre un po' più lunghi rispetto agli altri paesi, e questo a livello europeo magari non sempre viene preso in considerazione, non sempre questa problematica riesce a passare, e poi ecco, ci troviamo un po' in difficoltà magari a rispettare dei tempi che in altri paesi dell'Unione sono invece più normali e più... Quindi significa che noi siamo un po' più appesantiti dalla burocrazia rispetto agli altri paesi. Ma io penso che sia così. Penso, no, non si spiegherebbe altrimenti. Non penso che sia dovuto all'inefficienza dei nostri tecnici o dei nostri amministratori. No, questo non lo penso, non è proprio il caso. Sicuramente la nostra burocrazia, che si è costruita negli anni, non ci aiuta, e è un po' un freno a quelle che sono invece le attività e i tempi che sono considerati normali magari in altri paesi, e questo sicuramente sarà un problema per tutti questi anni in cui dobbiamo fare questa mole di opere che gravano in gran parte proprio sui comuni. Anche qui c'è un po' una sproporzione, perché a livello nazionale magari i ministeri fanno un'attività che è quella di pubblicare i bandi e assegnare le risorse, e poi di fatto la gran parte degli investimenti ricadono sui comuni, che sono l'ultimo anello della catena, e forse qualche aiuto in più non avrebbe guastato, insomma, per essere più tranquilli che non si sprechino risorse, perché poi alla fine il problema potrebbe essere che il paese nel suo complesso non riesca a sfruttare tutte quelle che sono le risorse a disposizione. E non sarebbe un peccato, perché è un'occasione questa, credo, unica, si è creata a seguito della pandemia, e non so quando ne ricapiterà un'altra con queste dimensioni. Quindi è chiaro che dobbiamo fare tutti il massimo per sfruttare tutte le risorse che ci sono. E quante ne sono le risorse? Sulla rigenerazione urbana si parla di 5 milioni circa? Sì, sì, adesso io parlavo in generale. Sì, a parte per il comune di Recanati. Miliardi di euro. E il problema che ha il piccolo comune di Recanati, immagino che lo abbia anche la grande città, oppure il comune che ha forse ancora peggio. Regione o altro, quindi... E questa della scuola di La rigenerazione sono 5 milioni, divisi su 7 progetti. Il più importante di questi qual è? Quello del... È il castello di Montefiore. Poi c'è l'ex scuola Garancini, l'ampliamento del museo. Poi ci sono i 3 progetti di Castelnuovo, la sede Garancini, la zona parcheggio delle ex Clarisse, e il campetto, l'impianto a disposizione della scuola elementare sempre a Castelnuovo. Poi c'è il Club Aquila, e c'è l'immobile all'interno del centro città, quello che era la vecchio edificio dove stavano le associazioni. Sì, ho capito, quello che dovrebbe rientrare come in sede l'associazione degli alpini, come... sì, esatto.
E queste, ecco, adesso nelle prossime riunioni di giunta approveremo uno dietro l'altro tutti questi progetti, perché come dicevo dovranno andare a bando ed essere affidati entro il mese di luglio. Invece quello della scuola dell'infanzia rientra sempre nel PNRR? No. Sì, però sempre. Qui abbiamo tempi ancora più stretti perché va affidato entro il mese di maggio, lo abbiamo già approvato in giunta, stiamo aspettando l'approvazione di un mutuo, perché lì oltre al contributo di oltre 2 milioni di euro c'è una compartecipazione di circa 380 mila euro del comune, e dopodiché anche qui bando di gara e affidamento. Dove dovrebbe cadere così questa nuova scuola dell'infanzia che va a accorpare, diciamo così, quelle due di via Kennedy e quella delle Mari al Ventre? Sì, noi avevamo queste due scuole dell'infanzia, appunto, che non erano eccezionali dal punto di vista proprio delle strutture, la Mari al Ventre e quella di via Kennedy, che sono tra l'altro in affitto. Quindi l'operazione anche dal punto di vista finanziario è molto positiva, perché poi con questo mutuo abbastanza contenuto non avremo la rata, ma sarà molto più bassa rispetto ai canoni di locazione che stiamo pagando adesso. La localizzazione anche qui non è che abbiamo potuto scegliere, per fortuna avevamo un'area in tutto il territorio che era destinata a questo tipo di servizi, quindi alle scuole. Perché con i tempi strettissimi non è che riesci a fare le varianti urbanistiche, per cui se non hai un'area già destinata non riesci a sfruttarla, e questa è vicina al nuovo parcheggio a servizio del palazzetto e dello stadio che abbiamo realizzato durante l'estate, quindi la zona sotto via Fratelli Farina. E diciamo una buona posizione anche per quanto riguarda la possibilità di avere spazi esterni, eccetera. Sarà sicuramente una scuola moderna, funzionale, che ci consente di avere una situazione complessiva dell'edilizia scolastica radicalmente migliorata, perché se le prendiamo in considerazione tutte, insomma, durante l'estate abbiamo fatto interventi su 4 scuole con il miglioramento sismico, e quindi sono ormai quasi tutte a posto dal punto di vista antisismico. San Vito diventerà un gioiello, speriamo quanto prima. Perché poi, speriamo? Non c'è sicurezza. ormai ho imparato ad essere prudente. Però come avrete potuto vedere è in fase di smontaggio di impalcatura, quindi insomma diciamo che siamo sulla buona strada. Anche per le funzioni pasquali si sta riducendo l'area cantiere sul piazzale San Vito, quindi per permettere la processione. Benissimo, parlando mi è venuto in mente proprio, perché si era accennata anche alla sede degli Alpini, ricordo che questa era inizialmente anche in uno dei bei locali, che era quelli di l'ex studio Malius di Villa Coloredo, no? In quella zona lì, e lì c'era anche il cicloclub. È mai possibile che non si riesca a sistemare per rendere fruibili quei locali il problema dell'acqua, perché lì sembra che ci sia un guasto e che impedirebbe l'utilizzo dell'acqua, quindi l'utilizzo dei bagni, dei gabinetti, della cucina e così via, ma perché è un onere particolarmente gravoso per il comune intervenire con un'opera idraulica? Ma come tu puoi immaginare, Asterio, il problema è sempre quello finanziario, no? Quindi mi rendo conto del guasto che c'è. C'era Casarola che chiedeva un intervento, tu adesso me ne proponi un altro, quindi ma va bene, è giusto che sia così, però poi dopo la coperta alla fine è quella. E credo che sia un intervento attorno ai 30.000 euro quello, perché non è proprio una cosa semplicissima.
e anche questo, ecco, speriamo di recuperare queste risorse nell'andare avanti durante l'anno con il bilancio e di intervenire anche lì. Tra l'altro prima stavo pensando anche ai contributi, perché molte cose si riescono a fare appunto con i contributi pubblici, no? Ma altre per le quali non escono dei bandi e rimangono comunque a carico del bilancio comunale, soprattutto parliamo delle manutenzioni ordinarie e manutenzioni straordinarie, che non hanno quasi mai la fortuna di avere di poter accedere ai contributi pubblici nazionali, e queste comunque sono sempre somme ingenti che impegnano parti importanti del bilancio. Stavo ripensando per esempio a un intervento che c'era tanto richiesto, che era l'impianto di riscaldamento alla chiesa di Sant'Agostino. Quello non l'avete finanziato? Ecco, appunto, non stavo per dire, qui lo abbiamo finanziato appunto con un contributo ministeriale che riguarda l'efficientamento energetico, quindi di edifici pubblici. Quindi in questo caso abbiamo potuto trovare finalmente la risorsa giusta. Questi 130.000 euro è un contributo che ormai abbiamo da anni per l'efficientamento energetico, però l'avevamo destinato ad altri interventi negli anni precedenti. Nel 2023 lo destiniamo appunto al nuovo impianto di riscaldamento della chiesa di Sant'Agostino. Cioè, voglio dire, quando si può accedere a finanziamenti che non siano sempre mutui oppure che non gravino sul bilancio comunale, le opere si realizzano. Chiaramente negli altri casi si fa fatica con la coperta che c'è a coprire tutto quello che servirebbe da coprire, ma non è una lamentela, è soltanto per chiarire che la buona volontà c'è sempre, l'impegno c'è sempre, e poi però i numeri a volte sono freddi, anzi spesso, quasi sempre sono numeri freddi e pongono dei limiti chiaramente. Ecco, Sindaco, l'altro finanziamento di cui abbiamo anche dato conto, perché voi avete fatto anche una nota stampa, quello che dovrebbe finalmente accorpare i due musei, quello della musica e quello Beniamino Gigli, a me non mi ci sta nella testa il fatto che si possa e si debba spendere una cifra come 500.000 euro, e non so se questa è destinata esclusivamente a quel tipo di intervento, per poter mettere in comunicazione due musei che avverrà con l'apertura di una porta, di una parete. Ora è vero, ci sono tutte le famose incombenze burocratiche di sicurezza, adeguamento, nuovi calcoli, che a me mi sembra veramente però che ci portino sempre ad una situazione dal punto di vista economico quasi non giustificabile, perché non si può mettere in conto 1 miliardo di vecchie lire per aprire una parete. Cioè, a casa nostra l'avremmo fatto con una semplice scia, per dire. Comunque. Sì, no, ma tu hai ragione, però in realtà non è così. L'intervento di collegamento dei due musei avevamo una stima sui 40-50 mila euro. Appunto, allora come si arriva a quella cifra lì? Questo è soltanto una piccolissima parte di quello che è il progetto che ci hanno finanziato, perché il progetto è mirato soprattutto alla fruibilità per persone con disabilità. Quindi sia dal punto di vista motorio, sia dal punto di vista visivo, sia dal punto di vista uditivo. Quindi gli interventi saranno interventi, a parte questi piccoli interventi strutturali come appunto l'apertura del collegamento, poi la messa, il rifacimento di tutta quella che è la pratica antincendio, perché unendo i due locali si modifica tutto, quindi di nuovo il progetto, di nuovo la pratica con i vigili del fuoco, eccetera eccetera. Ma questo è soltanto una piccola parte, il resto c'è all'interno, ci sono dei 500.000 euro sono previsti anche cifre molto importanti di servizi, quindi anche di formazione per quanto riguarda
la fruibilità di persone con disabilità e tutta una serie di interventi espositivi e multimediali che servono appunto a rendere i musei fruibili a tutti. Quindi non è affatto corretto dire che quei 500.000 euro servono per collegare i due musei. Questo è casuale, cioè noi questo contributo lo avremmo ottenuto lo stesso anche se non c'era la necessità di collegarli, cioè se anche fossero stati già collegati, per dire, perché sono soprattutto mirati ad altri tipi di intervento che sono elencati all'interno del bando a cui abbiamo partecipato. Poi devo essere sincero, questa era stata una partecipazione in cui confidavamo poco che fosse accettata, tant'è che il massimo dei fondi richiesti erano 500.000 euro e noi avevamo chiesto proprio 500.000 euro, il massimo. Quindi va dato quello che avete chiesto? Assolutamente sì, perché anche questo bisogna dire, che spesso i bandi non esauriscono i fondi. Era successo la stessa cosa quando era uscito il bando per gli asili nido. Noi in una prima fase non avevamo partecipato perché era un bando per l'ampliamento di asili nido e tutto sommato l'attenzione sui numeri non è così importante, per cui non avevamo partecipato. Bene, ci hanno chiamato da Roma, dal Ministero, per dire ma non è possibile che il Comune dei Recanati non partecipi a questo bando, eccetera, eccetera, perché avevano insomma attribuito una parte piccola della risorsa, ce ne avevano ancora tantissimi da attribuire, e quindi addirittura per telefonare direttamente a un comune piccolo come il nostro significa che c'erano tante risorse, al che poi abbiamo partecipato e ci hanno finanziato appunto l'ampliamento e la manutenzione straordinaria dell'esistente. Questo per dire che è abbastanza facile partecipare e ottenere, facile sempre tra virgolette perché poi il carico di lavoro è enorme, però le risorse sono sicuramente molto più alte rispetto alle richieste, almeno in molte occasioni, e quindi abbiamo visto che noi abbiamo ottenuto il massimo, magari dei musei importanti a livello nazionale hanno chiesto 100.000 euro soltanto e hanno preso 100.000 euro, quindi il fatto che bene, il Ministero verrà veramente un museo assolutamente all'avanguardia, quello che sarà un unico tra museo della musica e quello del Benin. Benissimo, allora Sindaco, visto che parliamo ancora di investimenti, di lavori, sorge spontanea la domanda, perché vi era stata anche sollecitata, diciamo così, tempo fa una certa attenzione sulla questione dello stadio Nicola Tubaldi. Lì si dice che dovrebbe essere realizzata la nuova pista d'atletica perché adesso è proprio completamente fuori uso. Dove si può attingere per realizzare una pista d'atletica e i tempi anche qui quali sono? Allora non so se sarà possibile rifare completamente la pista d'atletica perché l'investimento è veramente importante e i fondi da cui si può attingere anche qui potrebbero esserci dei bandi, sappiamo che devono uscire altri bandi che riguardano gli impianti sportivi, lo sport in generale, sempre PNRR, no? Ormai sì. Ah sì, sempre quello sì, e quindi questo potrebbe essere magari insomma una soluzione possibile. Comunque certamente un intervento sulla pista lo dovremmo fare in qualche modo anche finanziandolo con le riserve, con le risorse nostre, quindi sicuramente va fatto, va messa quantomeno nella piena fruibilità.
questo sicuro. Ecco, perché si parlava di 400-500 mila euro per rendere omologabile anche a meeting internazionali o comunque a una pista d'atletica dove si possono svolgere delle gare, non soltanto per allenarsi, ecco. Sì, questo magari, ecco, potremmo vedere se può essere fatto magari con più interventi. Ripeto, l'importante in primo luogo è eliminare quelle problematiche che ne rendono difficile la fruibilità. Poi se riusciamo anche a trasformarla in maniera integrale, quindi per renderla quanto prima omologabile per le gare, è tanto meglio. Però la prima cosa di cui ci preoccupiamo è quella che possa essere fruita al meglio da tutti quelli che si allenano quotidianamente. Questo entro quest'anno è possibile? E questo finito il campionato? Un intervento entro l'anno lo dobbiamo fare per forza. Benissimo, quanto pare la Reganatese si salva. Sembra di sì, anche se lo fa in trasferta, però va bene lo stesso. A questo proposito, non so se lo ricorda, anche lei aveva sottolineato l'uscita poco felice dell'allenatore tempo fa, quando disse, no, che erano costretti a giocare all'Elvia Recina, un campo che non era nelle condizioni migliori, no, per cui dice, quando andremo sul nostro campo nuovo sicuramente miglioreremo le nostre prestazioni. In realtà sembra che si trovano molto meglio a giocare su altri campi in erba naturale che in quella sintetica allo stadio Tubaldi, dove magari lì collezionano un pochettino più di sconfitto di pareggi. Vabbè, questa era una battuta, però mi ricordo che quella fu una uscita un po' infelice, poco rispettosa dell'ospitalità, l'ospitalità della società di calcio e del comune di Macerata. Appunto, avevo dovuto insomma mettere un po' una toppa, perché intanto ci stavano ospitando, quindi sai, in effetti il fondo non era eccezionale, però comunque ci consentiva una soluzione, per cui si cercava. Però ognuno, sai, qui ognuno fa il suo mestiere, no? L'allenatore deve tutelare la squadra, il sindaco deve tutelare la città e così via. Certo. Bene, allora, sindaco, vediamo se ci sono, comunque io ripeto il numero di telefono delle domande, ben volentieri le prendiamo, le mandiamo in onda, 071 757 4429. È di questi giorni soprattutto un interrogativo, ma perché il punto di informazione turistica del Grottino non funziona? Cioè è chiuso ormai da diversi giorni, se non addirittura da diverse settimane. Doveva riaprire ieri e poi c'è stata un'ulteriore proroga al 24. Ma che problemi ci sono? Perché lì è, adesso come adesso, è un punto in cui si fermano i pullman e lì andrebbe bene che funzionasse quel bar e quel punto di informazione, magari nella distribuzione di semplici debiliane, però vediamo se è per noi. Pronto? Dopo se mai mi risponde. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Visto che c'è lì il sindaco, guarda, io abito alla Castelletta, ma per le strade non si fa mai niente, perché qui alla Castelletta Alta c'è una strada disastrosa. C'è anche quella via Canepina che sta davanti, o no? Sì, questa è la via Canepina, non so qual è. Comunque la Castelletta Alta qui. Ma dove rimane Castelletta Alta? Castelletta sempre a Chiarino? La contrada Valdice, Chiarino. Ah, Valdice, ho capito, ho capito. Vabbè. E poi anche la strada del canile, che volevo adottare un cane, è stato impossibile andare giù. Ah, quella del Montefiore? Sì. Ah. Può chiedere al sindaco queste cose qui, se ci no, la sta ascoltando, quindi... Ah, mi sta ascoltando bene. Sì, perché... grazie, se mi può dare una risposta, grazie, la ringrazio anticipatamente. Grazie mille, grazie a lei, ci vediamo. E le strade, sindaco Antonio, le strade. Sì, guarda, mi sorprendevo che non fossero venuti fuori. Io non l'avevo messo in scaletta, perché ormai non ne posso più neanch'io, comunque. No, va bene, io capisco anche giustamente le difficoltà e le lamentele sul discorso delle strade.
Per quanto riguarda le strade di campagna, chiaramente abbiamo avuto purtroppo una stagione pessima, nel senso che ci sono stati due o tre situazioni meteorologiche particolarmente pesanti, che chiaramente hanno aggravato la situazione. Ora, non è vero che non stiamo intervenendo, perché da novembre a oggi di interventi ne abbiamo fatti diversi. Adesso la Castelletta è una di quelle strade che abbiamo nel piano degli interventi, tra l'altro una parte l'avevamo finanziati con il credito IVA del mutuo dell'intervento, sì, dello stadio. Allo stadio. E adesso abbiamo previsto il mutuo da 450.000 euro del 2023, appunto per intervenire su queste strade, compresa la Castelletta e la Cannebina, che sono quelle che spesso vengono citate. Tra l'altro sulla Cannebina abbiamo già fatto un intervento, non sarà stato un intervento di asfaltatura completa, perché sarebbe... Beh, le buche si sono riaperte, questo lo posso dire, perché mi è capitato l'altro giorno di passare lì, anche perché ci sono stati multati lì 4 agricoltori della foresta. Sì, allora, questo problema c'è, nel senso che dove abbiamo fatto l'intervento le buche non si sono riaperte. Chiaramente noi abbiamo fatto dei tratti che erano peggiori e poi successivamente sono peggiorati anche quelli su cui non siamo intervenuti, chiaramente, perché tanto quando la situazione è messa non benissimo poi nel tempo peggiora. E poi c'è questo problema, che è un problema che peggiora di anno in anno, nel senso che la situazione delle coltivazioni è sempre meno attenta a questi problemi, per una serie di evoluzioni, cioè non c'è più l'agricoltore che ha il suo terreno, che custodisce gelosamente, ormai si coltiva sempre di più su estensioni più grandi, in maniera intensiva, in maniera veloce, e l'attenzione a questa problematica dei fossi di scolo, canalizzazione delle acque, queste cose qui, tende a ridursi, e questo è un problema su cui bisognerà intervenire, perché poi è una delle principali cause del dissesto delle strade, perché anche dove siamo intervenuti dopo una pioggia importante abbiamo ritrovato il terriccio sopra l'asfalto, quindi questo è evidente che è un problema legato ai terreni circostanti e ai fossi circostanti. E ecco, su questo bisogna fare anche, sì, abbiamo visto qualche sanzione, che non è mai il massimo, però magari aiuta a sensibilizzare sul problema, e poi appunto bisogna sensibilizzare le associazioni, come stiamo facendo, dei coltivatori, perché tengano conto di questo aspetto nei loro interventi di lavorazione, insomma, ecco, questo. Se no rischiamo di trovarci sempre a intervenire negli stessi posti per gli stessi problemi. E per quanto riguarda allora il grottino? Eravamo rimasti sospesi lì. Adesso ha avuto un piccolo problema di salute la titolare, e ci ha garantito che mercoledì dovrebbe riaprire, quindi non è solo questo. Ah, ho capito. No, perché era un periodo abbastanza lungo, questo periodo di ripresa anche delle gite scolastiche. Vediamo se per noi, pronto? Sì, pronto, a serio, buonasera. Sì, senta, però abbassa la radio, sennò c'è un ritorno. Okay. Sì, ci sono. Senta, ho sentito che avete parlato delle strade che sono quasi tante, sono in condizioni disastrose. Per la Castelletta Bassa praticamente c'è il pezzo in particolare che va, spesso verso la strada che porta da Loreto a Macerata, non so come dire, la parte più in basso, che lì è mezza asfaltata e mezza no, e sono più buche che tutto il resto, una cosa vergognosa, che non si può avere nel 2022 una strada del genere in Italia, e il comune non interviene mai per niente, non ha fatto mai niente in 20 anni.
So, tra le tante cose, vediamo di sistemare pure questo. Non so se ha capito. Sì, 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 abbiamo capito. Che mi riferisco io, insomma. È veramente vergognoso, non si può stare in queste condizioni. Benissimo. Se il sindaco magari passasse, se non so se è mai passato di qui, è una cosa che non... Ma ci dovrebbe passare anche l'assessore ai lavori pubblici, perché il sindaco è vero che risponde di tutti, però... Cioè, una cosa vabbè, vabbè, questa è una mia battuta. Super, un po' come quella del canile che veramente fa schifo e magari che per... E come fa il personale ad arrivare al canile se... Infatti non so come fanno quei racci, perché veramente è una strada... No, ma ricordo che è una strada anche ripida quella. È ripida, ma piena veramente, volevamo andare giù l'altra domenica, è stata una cosa impossibile se non hai una macchina, insomma. Più ho capito, un 4x4 con una jeep fuori strada. Però non è giusto, insomma, un trattore. Per, persone, per rispetto anche alle persone che ci lavorano, insomma, anche per quello, anche per chi vuole andare, fare volontariato, portare delle coperte, che ne so, aiutare, adottare i cani soprattutto, cioè è una strada impercorribile. Come o comunque anche peggio, non lo so, più o meno, come questa qui nostra che abbiamo qua, alla Castelletta Alta. Benissimo. Magari rispondesse per tutte e due le cose, se potesse fare qualcosa. Benissimo, la ringrazio di questa segnalazione. Le persone qui sono disperate, solo che nessuno riesce a combinare mai niente, andare e a farsi rispondere dal sindaco, visto che adesso c'è, ne ho approfittato. Va benissimo, ha fatto bene. Va bene. Ed è contento, grazie, anche lui, penso. Grazie. Va bene, grazie. Grazie mille. Allora Antonio, ancora ripetiamo sulle strade. Sì, sì, ma poi sì, ho appena risposto, parliamo della stessa strada. Sì, quindi... Castelletta. Ascoltano in parecchi a Castelletta, vabbè. È una di quelle che sono inserite nel piano su cui interverremo quanto prima, appena fatto il muto che stiamo per chiedere. Insomma. Quanti muti ci avete? Perché ogni tanto ne contraete uno. Ce ne avete parecchi. Quanti in termini di valore complessivo? Quanto? Presso a poco? Sì, attorno ai 22 milioni di euro. Però non... Smaltibili, quindi no. In quanti anni? Beh, adesso i muti li facciamo a 25 anni, più o meno, quindi... Poi alcuni sono già vecchi. A proposito, con questo aumento dei tassi, voi avete fatto tutti i mutui con la Cassa Depositi e Prestiti? Generalmente, quindi avete dei mutui abbastanza a tasso fisso? Una parte sono con Cassa Depositi e Prestiti a tasso fisso, ma ne abbiamo una parte a tasso... Comunque anche quelli a tasso fisso ho saputo che comunque sono aumentati lo stesso. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Buonasera sindaco. Buonasera. Buonasera. Visto che parlate di strada, io volevo fare una piccola, non protesta, segnalazione. Io per lavoro mio vado parecchio in giro per le strade. Ma vedo che intorno alle Canarie le strade, scusate, le strade il Giarino, le strade del, diciamo, quelle periferiche, insomma. Praticamente malangiate, va bene, ma se non c'è i soldi per asfaltarle, pazienza, ma una via bianca per parte, in modo che la strada si veda anche di notte quando piove, o quando c'è nebbia, o alla sera a quest'ora qui, o anche un po' più tardi, addirittura c'è, in certi posti del Chiarino, là, dell'olificio in poi, è mica facile vedere la strada, diciamo, di notte. O la sera tardi, quando che piove, c'è nebbia e così via. Ma una riga più per parte, bianca, le vernici, non si potrebbe fare, non è che si prevende tanto. Però una vernice che rimanga lì nel tempo, no? Che si cancella prima, che si sfascia prima, una volta si sfasciava prima la strada che si cancellava le cose, non so se lo ricorda, le righe bianche, tant'era potente, forte, la vernice. Adesso prima pioggia sparisce. Sparisce. La saluto, grazie. Grazie, grazie. Effettivamente questa è una cosa che ho notato anch'io, soprattutto nelle giornate di nebbia c'è da disperarsi, perché uno non vede né il bordo della strada né il centro strada, i paletti catarinfrangenti a volte non ci sono e si guida alla cieca. Effettivamente, ad esempio, la zona delle Villa della Dolorata, ad esempio, di San Pietro, le cose sono problematiche. Poi sono strade anche pericolose perché
Vabbè. No, ma la segnaletica anche quella è da rifare in molti tratti. Devo dire anche qui che bisogna stare attenti a farla nelle stagioni in cui si è asciutto, perché uno dei motivi per i quali la segnatura si cancella rapidamente è se la fai in inverno, quando è umido o altro. Questo spesso si sprecano risorse facendole in periodi non adeguati, quindi diciamo che dalla primavera in avanti è il momento per rifare la segnaletica orizzontale. E anche questo, sì, ha ragione lui, l'ascoltatore parlava della strada di Chiarino, che tra l'altro è una strada troppo trafficata per quello che è il tipo di strada, nel senso che ormai è una strada di scorrimento per chi da Macerata va verso Porto Recanati. Questo non va bene, soprattutto non va bene per il traffico pesante, che sarebbe anche vietato, ma che comunque continua a utilizzarla, e non è una strada adatta a quel tipo di scorrimento. Era, tra l'altro, essendo una strada comunale, non dovrebbe essere così utilizzata per il traffico intercomunale. Però questo è una cosa che con i navigatori è sempre più frequente, cioè chi viaggia tende a fare i percorsi che gli vengono segnalati dal navigatore, ormai a memoria non sappiamo più nessuna strada, e spesso non sono i percorsi, magari sarà il più breve, ma non è quello migliore più sicuro dal punto di vista. Sì, insomma, anche per l'importanza delle strade, se uno fa una strada statale sicuramente la trova più adatta alla viabilità rispetto a una strada comunale, questo è elementare come concetto, ma il navigatore queste cose non le distingue e quindi spesso porta gli automobilisti a fare dei percorsi che non sono per niente adeguati a un traffico che è eccessivo rispetto alla situazione della strada. Comunque, questa della segnaletica effettivamente, un po' come quella delle buche, è un problema che va affrontato, perché per la sicurezza degli automobilisti bisogna che le strade siano segnalate o no da Google Map, per dire, comunque devono presentarsi in condizioni tali da non creare disagi agli automobilisti, perché poi il disagio è l'elemento di maggiore rischio di incidenti stradali. Quindi su questo bisognerebbe, appunto, ma questo non c'è dubbio, visto che ce l'abbiamo anche... ogni famiglia c'è una macchina, che bisogna risolvere questo problema. Assolutamente sì, tra l'altro tra gli altri investimenti, tra gli altri contributi, abbiamo affidato proprio nelle settimane scorse, e in settimana inizieranno i lavori, un intervento da 550.000 euro proprio per messa in sicurezza, quindi non sono asfalti estesi, ma sono marciapiedi, attraversamenti pedonali, guardrail, semafori e così via. E quindi sulla sicurezza stradale alcune cose le andremo sicuramente a migliorare in maniera importante in tempi brevi. Sindaco, ci avviamo velocemente alla conclusione, io ci avrei altre due o tre domande, perché allora una mi preme in quanto ci eravamo lasciati, mi sembra, non so se un'intervista dei primi di gennaio di quest'anno, in cui sollecitavo la pubblicazione comunque della relazione annuale, quella della Polizia Municipale, però non è ancora avvenuta questa pubblicazione. Sarà possibile? Perché era stata rinviata per un'occasione di una festa del corpo, però dopo, non lo so, la festa non c'è stata più, oppure comunque tutto è slittato. Ecco, se mi fa questa cortesia, ma non a me, ma anche... No, ma sicuramente... Perché questo serve anche per capire... perché tutto è partito da una sua considerazione, un po', con la quale ha lanciato anche un allarme, che erano quasi raddoppiati gli incidenti stradali, o comunque più che incidenti stradali, gli interventi della polizia stradale sul territorio rispetto all'anno precedente, che pure era un anno magari in cui si riteneva, al 2019, perché quell'anno precedente, vabbè, il periodo Covid era anche prevedibile, ma il periodo precedente al Covid avevamo avuto
un numero di rilievi stradali da parte del Corpo di Polizia Municipale inferiore a quello dell'anno 2022. Va bene, poi allora ci risentiremo. No, questo, ripeto, lo solleciterò alla comandante perché sicuramente è un argomento anche interessante. È una cosa, il mercato settimanale del sabato no, sta languendo, sta morendo, e gli stessi ambulanti che ormai frequento il sabato, perché facendo una passeggiata lungo il corso, conoscendo magari che io faccio informazione, ormai si è ristabilito una certa tipo di conoscenza e amicizia, mi dicono: ma perché non accorpiamo questo benedetto mercato, se no qui finiamo per non avere più interesse a venire. Tant'è vero che anche sabato scorso, forse con la paura della corsa ciclistica, della Gran Fondo, no, era no, il passaggio della Tirreno Adriatico, ecco, non quel sabato scorso, era il sabato di 10 giorni fa, e con la Tirreno Adriatico non sono le bancarelle che al centro storico se ne contava sulla palmo di una mano, c'erano 4-5 in tutto, però quelle della frutta e verdura continuano, naturalmente hanno il loro significato, la loro clientela, stanno in una zona che a loro può anche essere gradita, ma sta di fatto che non c'è modo di metterli insieme, di riportare il mercato in piazza e fare il bellissimo mercato del sabato del villaggio. Sì, sì, guarda Sergio, proprio la settimana scorsa con il vice sindaco Scorcelli, che ha la delega al commercio, e con l'ufficio commercio ne abbiamo discusso abbiamo dato mandato all'ufficio di verificare gli spazi che sono vuoti, diciamo, in maniera definitiva, diciamo al centro, in modo sì. tale da vedere se c'è la possibilità di spostare tutto il mercato alimentare al centro storico. Magari metterlo vicino all'ascensore, in modo che qualcuno, se ha le cosiddette sporte, va all'ascensore, carica, va giù, pia, monta in macchina, va via. Vabbè. Allora, dal punto di vista operativo non è semplicissimo, nel senso che siccome i posti vengono assegnati in base a una graduatoria eccetera eccetera, non è che ci possiamo mattina svegliare e spostare le bancarelle, sarebbe impossibile, però possiamo intanto verificare quanti hanno cessato definitivamente, perché quando uno vede poche bancarelle non è detto che non vengano più, magari in quel sabato hanno deciso di non venire perché piove oppure per un altro problema eccetera, però i posti li mantengono per un bel pezzo, quindi il fatto di essere assenti per alcune settimane non comporta la perdita del posto, e questo è un problema nostro che ci teniamo. Quelli che invece rinunciano definitivamente possono essere sostituiti, e in quel caso possiamo andare ad inserire per esempio quelli del mercato alimentare. Quindi stiamo facendo proprio questo studio, e quanto prima insomma, vedremo quello che possiamo fare, perché anch'io ritengo che quella che era una situazione transitoria è dovuta soprattutto al Covid, perché dovevamo separare, evitare gli assemblamenti durante il Covid, era questa la motivazione di quella destinazione del mercato dei generi alimentari. Ecco, ormai non ha più giustificazione, e sicuramente appunto sarebbe molto più funzionale anche per la fruibilità dell'intero mercato che fossero tutti lungo le vie del centro. Siamo certo, d'accordo. Certo, penso che sia almeno una soluzione da praticare, per verificare se questo può essere anche di aiuto a rilanciare questo mercato settimanale. E, sindaco, fra un anno siamo in campagna elettorale e molti si domandano: ma che fa Antonio Bravi? Cioè, si ricandida o non si ricandida? Che clima si vive nella maggioranza attuale? Beh, lei mi dirà un clima disteso, tranquillo, di collaborazione. No, questo senz'altro, no, però va bene.
è, diciamo che è quasi naturale che dopo il primo mandato un sindaco pensi di ricandidarsi. Benissimo, quindi lei si ricandida, buona, è una notizia naturalmente. Poi è chiaro, bisogna lavorare, costruire il gruppo, il progetto, non è che uno si candida così per... Beh, vedo ad esempio c'è buona disponibilità da parte del PD, adesso il PD quasi è diventato un alleato in maggioranza. Ma sì, insomma, diciamo che sicuramente bisogna creare un clima di collaborazione attorno a un progetto su cui lavoreremo in questi mesi, c'è un anno, quindi abbiamo il tempo per lavorare bene. Benissimo, benissimo. Bene, sindaco, vabbè, c'è l'edicola di via Gherarducci, cioè avevo altre domande, ma però il tempo veramente tiranno a questo punto. Dopo un'ora penso che l'abbiamo anche sottoposta a un tour de force abbastanza, abbastanza lungo. E no, va bene così. Comunque ci risentiamo presto. È utile discutere delle... Sì, anche perché ormai ogni tanto è meglio fare il punto della situazione su argomenti che ogni tanto emergono. Benissimo, la ringrazio, buon lavoro e a presto, sindaco. Grazie, a te, Sergio, buonasera da tutti. Ci vediamo, ci vediamo.